Ha preso il via nel tardo pomeriggio la 12ª edizione del Tocati, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada, che fino a domenica sera colorerà le vie e le piazze del centro storico di Verona, permettendo a tutti, non solo ai più piccoli, di sperimentare giochi antichi, più moderni o provenienti dall'altro capo del mondo. Infatti, ospite di quest'anno, il paese ospite viene dal Sud America. Sentiamo Lucio Salgaro. 12ª edizione del Tocati è partita all'insegna del Messico, il tempo sembra tenere, la parata arriverà fino a Santa Anastasia. Che cosa ci si aspetta da questa edizione? Colore, festa, festa, qualsiasi tempo, festa, giochi, una città che gioca, una città che vive, che si trasforma per 3 giorni, arrivano persone da tutta Italia e anche da tutto il mondo, questa è un po' la dimensione del Tocati. Abbiamo visto i mariachi davanti a Piazza Santa Anastasia, suonavano la cucaraccia con le trombe, il clima di festa quest'anno sarà ancora più forte grazie a questa presenza sudamericana. Non può essere altrimenti, il Messico è storia e cultura di musiche, di danze e quindi e di cultura preispanica, per cui ci aspettiamo tantissimo da loro. Che consiglio dare ai veronesi che vogliono vivere queste 40 postazioni dislocate un po' in tutto il centro storico con i giochi di strada, con i giochi antichi? Di tuffarsi in tutte le parti della città, anche le più nascoste, perché è il festival, questo è il festival, cercare anche gli angoli più nascosti della città, è la formula del Tocati, non è solo la piazza principale. Quindi un invito a vivere questa città che è anche da gustare con le specialità, da ascoltare con la musica, da vivere con gli spettacoli, soprattutto per giocare.